Finisce così! Ma no, ma questo è un finale criminale! Ehi, bentornati, tornano i miei figli. E ho visto che hanno fatto un concept trailer di quasi 7 minuti. Cioè, noi siamo abituati, per dire tanto, a 2 minuti di concept trailer, a vedere dei teaser che sono tipo 20 secondi, di cui solo 13 di trailer vero dove si vede qualcosa e i 7 restanti secondi di logo. Quindi, cioè, 7 minuti, raga, 7 minuti. Anche stavolta mi sa che i nostri bimbi ci hanno portato un film. A me la cosa riempie di gioia perché mi piace molto vederli nei panni degli attori. Credo che siano ottime occasioni per loro per farsi anche notare. E io li voglio vedere di più in K-drama. Almeno alcuni di loro, secondo me, sono proprio on top per certe situazioni. Mi piacerebbe, raga, io impazzirei a vedere Sono in un ruolo da cattivo. Di quelli, avete presente i cattivi quelli belli 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 che sembrano così fragili, che sembrano così buoni e poi alla fine sono tipo malvagi e tutti contorti? Ecco, lui ce lo vedo benissimo a fare quel ruolo lì. Comunque, in tutto questo è da mesi che circolano teorie, è da mesi che la gente cerca di unire il webtoon a questi video, che c'entrano qualcosa e allo stesso tempo non c'entrano, sono praticamente delle universi tipo alternativi, what if, se negli Enaipen fosse successo così anziché cos'ha. Tra l'altro il webtoon ripartirà tra non molto, quindi non vedo l'ora di riprenderlo, anche perché era finito un po' con un... Che cosa mi stai dicendo? Scusa, cosa? E perciò via con la visione di questo video. Vi ricordo anche che siete ancora in tempo a preordinare il loro nuovo album Orange Blood da Stardust. Che abbiamo il mare. Oh! Partiamo già con Nick e Sungun lì buttati. Ok, avevamo... Ok. Abbiamo Sua che li aveva accoppati l'altra volta, nutrendosi di loro. Sono... Mamma mia, che bello! E giustamente salva Sungun, che era colui che l'aveva protetta l'altra volta. Hanno tutti morsi, o sbaglio? E però qua sono tutti anche fratelli. Tutti i sottotitoli sono scritti in arancione. Non si sa. Quindi in questo momento sono senza poteri, perché si chiedono, posso proteggere il nostro amore quando sarò ancora, cioè quando sarò senza poteri. Ok, questo è un flashback, questo è Sono, palese. Avrò sbagliato, però mi sembra lui. Mamma mia, queste riprese macro, che roba sono. Eh sì. Tra l'altro coi capelli, raga... Sono con quel colore di capelli, è la vita, la vita. Credo che questo sia il momento forse in cui sono diventati vampiri. Vedete, il segno dei morsi sono ancora, è ancora visibile. Con la musica? What? Succederà qualcosa di bruttissimo. È troppa leggiadria, troppa felicità in una... per un intro così e niente. Ready? Sì. Che bello comunque Hee-sun con questo color così un po' melanzana. Bellissima. Ok, sei vampiro quindi ti guarisce. Giusto, Jay? Mamma mia. Ah no, sono diventati umani. Perché dicono che il potere che lo rendeva eterno li ha lasciati. Ok.
Bellissime. Mamma mia. Tutto questo è troppo bello. Anche coreografia? Raga, ma questa è arte, è poesia, è un sogno, è... Mamma mia, ma l'avete visto il sorriso di Ethan? Mamma mia. Che belli. Ok. È tutto così estetico, tutto così... Pinterestoso. Dov'è l'inganno? Tra l'altro sua è altissima. Ok, stanno cercando di dare il tutto per tutto per non avere rimpianti in questo amore. È molto bello anche questa cosa dell'essere narrato. Ok. Era sua, si nutre di tutti loro, è l'ora di cena. No, sto scherzando. Ok, mi sa che ora arriva il bed. Sta tutto bruciando, perché? Sono comunque sempre il primo che viene inquadrato quando si sveglia. È da solo, tra l'altro. What? Ok, è una casina. Ok. No, raga, che inquietudine. Oddio, che ansia. No, raga. Ma... Quindi quella di prima non è la vera sua? Cioè, quindi, tipo, la fake sua si è presa Sonu? Lo sta trasformando di nuovo in vampiro? Ma manca uno di loro? Oltre a Sono. Non ho visto chi. No, raga, hanno deciso comunque di sconvolgermi anche stavolta. E finisce così? No, non è possibile. Finisce così! Ma no, ma questo è un finale criminale. Io non ci sto. No, raga, no. Io me lo guardo fino alla fine, perché io aspetto sempre le post credit per vedere se succede qualcosa. No, 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 no. Non accetto che finisca così. Cioè, sono nella fase di rifiuto, sappiatelo. Cosa mi sta... Mi rifiuto di credere che... Cioè, andava tutto bene. Ve l'avevo detto che c'era qualcosa che non andava. Dark Moon, Two Moons. Oddio! Oddio, ho avuto l'illuminazione! Cioè, non posso farvi spoiler, ma non è... Non è che una è sua e l'altra è Selene? Voi direte, è la stessa persona... Dato che si chiama Dark Moon Two Moons, tu, le due lune potrebbero essere loro due, ok? Per nostra fortuna è uscito anche il concept film della versione Xana nel frattempo e noi ci guarderemo anche quelle. Abbiamo una nuvola a forma di cuore che... Ok, Sungun, Jungwon, Hee-sun, ok? Cosa sta succedendo? Sono e Jake lì che si guardano intorno. Sono le ha prese un po' più degli altri. Ok. È tutto arancione perché giustamente siamo nel periodo Orange Blood.
Il fulmine fatto così a cuore mi ricorda quello che si vede anche in Either Way. Mamma mia. State calmi. Ok, tutto questo non ci aiuta per niente. Sembrava una E a un certo punto. Una N. Bellissimo questo concept trailer, comunque. Raga, sono il protagonista di quest'era. Io ve lo dico, era iniziato a essere protagonista da Sacrifice e adesso mi sembra che ci sia un po' un continuo. Devo dirvi, non ci ho capito nulla. L'unica mia teoria è appunto che andasse tutto bene, che per un qualche motivo i ragazzi avessero perso i loro poteri, non so chi gliel'avesse tolti, perché iniziamo con la fine dello scorso trailer dove tecnicamente Sua se li era pappati tutti. Però qui Sua è tecnicamente buona, finché poi non vediamo tutto prendere fuoco, lei chiusa in realtà in una casa e poi tipo un'altra Sua, che secondo me a questo punto è Selene, non so come dire, è la Sua originale, non quella che si era incarnata e tutto incasinarsi, però sono veramente molto confusa e soprattutto perché se la prendono sempre con Sono? Perché? Detto questo, ditemi le vostre teorie perché voglio sentirle, ne ho bisogno, voglio sapere cosa ne pensate, cosa avete letto online, ditemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, non vedo l'ora che ci sia il loro comeback, non vedo veramente l'ora, adesso sto impazzendo e ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!